La scelta del mezzo a LNG per il gruppo IREN è una scelta fondamentale. Rientra in un'analisi sui vettori energetici che hanno una più ampia azione sia industriale che strategica e che è stata presentata nel recente piano al 2025. Economia sostenibile che per il gruppo IREN è importante sia per l'aggettivo sostenibile ma molto anche per il sostantivo economia. Questi mezzi che raccolgono dati e trasformano i dati in informazioni devono fare quello che piace a noi e come piace a noi. E cos'è che piace a noi? Sicuramente l'utilizzo di un sistema a basso impatto. Prevediamo al 2025 per tutti i mezzi del gruppo IREN da 1 su 2 a 1 su 3 a basso impatto. L'LNG per noi è LNG bio, prodotto dai nostri impianti che servono circa 3 milioni di abitanti e sostanzialmente danno carburante per un equivalente di oltre 600 mezzi che fanno 50.000 chilometri all'anno. L'LNG è una possibilità importante, maggiore spazio per il carico, il che vuol dire ottimizzare i viaggi, quindi anche qui avere minor impatto, e soprattutto tempi di rifornimento molto ridotti. Il mezzo in questione è un mezzo due assi dove è stato montato l'impianto che era il mezzo più adatto per il tipo di raccolte che dovevamo andare a intraprendere, cioè della raccolta porta a porta, con un mezzo che ha dato delle buone soluzioni sia per la rumorosità ma anche per le vibrazioni. I nostri autisti sono stati molto contenti di questo perché è un mezzo che dà meno problemi anche al fisico. In questo momento stiamo pensando di allargare la nostra flotta con dei mezzi anche tre assi, dato che c'è stata la disponibilità di alcune case a poter mettere questo impianto anche su mezzi più grandi. Sono due anni di funzionamento che abbiamo nella nostra flotta due mezzi con questo sistema, i risultati sono stati ottimi, non abbiamo mai avuto problemi di motoristica e di malfunzionamenti, non hanno mai avuto bisogno di manutenzione, perciò ad oggi è un investimento riuscito.